Ci troviamo nel borgo suggestivo di Scigoli. Siamo ospiti degli amici del treno di Scigoli. Andiamo a vedere la mostra del modellismo. Questo è un plastico in scala N, precisamente 1:160, e dedico il mio tempo libero per realizzare questa cosa mia, che è un po' di fantasia, un po' riproduco la mia Italia, ecco, come la vorrei, ecco, tutto qui. Sono tanti anni e ti dedichi a questo? Circa una decina d'anni, e ho riscoperto questa cosa qui, diciamo, dal tempo dell'infanzia, che poi piano piano l'ho rimessa in gioco, ecco, e sto ogni anno, sto sempre più, credo, migliorando e ampliando questo plastico qui. Ma tu durante il giorno lavori, ti ci dedichi la sera? Sì, no, la sera, prima di salire su, per scaricarmi un po', diciamo, la tensione della giornata lavorativa. Allora, questo era un plastico che abbiamo realizzato nell'arco di 30 anni. Dopo 30 anni, aumentando le esigenze, avendo acquisito, diciamo, professionalità nella realizzazione e competenze, l'abbiamo totalmente disfatto e siamo partiti di nuovo con questa nuova rappresentazione. Parlo al plurale perché l'idea è partita da mio figlio e da un nostro amico, e poi qui stanno collaborando, oltre che io, mio figlio, anche Fausto Condello e Raffaele Cifone, perché la realizzazione è molto impegnativa e quindi ognuno mette in atto le sue competenze. In particolar modo Fausto Condello, che poi in mattinata arriverà, che sta realizzando tutta la linea aerea fedelmente riprodotta, e sottolineo fedelmente perché è veramente così. Diciamo che la ferrovia su un livello più alto rappresenta un paesaggio di fantasia del trenino rosso del Bernina, quindi ferrovie svizzere. Il resto è a scartamento ridotto, il resto è a scartamento normale, linee FS, diciamo che vorrebbero rappresentare, quando sarà terminato, quando sarà finito, una stazione di confine del nord Italia tra Austria e Svizzera. Questa è un po' l'idea. Naturalmente la realizzazione ha comportato il tempo, perché noi, da quando abbiamo disfatto e ripreso la realizzazione, sono già passati 2 anni, lavorandoci anche assiduamente, riposizionando tutti i depositi con la piattaforma girevole, e rifacendo le montagne, riposizionando la funivia. Diciamo che del vecchio plastico ci è rimasto la funivia e i depositi con la piattaforma girevole. Quest'anno esponiamo fondamentalmente l'FS, anche se FS tra virgolette, il Corridor Zug, che era il tratto di linea che collegava Innsbruck con Lienz, attraversando la Valpusteria ormai diventata italiana. Prima del trattato di Schengen, naturalmente, non poteva, con i controlli della frontiera eccetera, non c'era frontiera sul treno, non c'era controllo, quindi il treno faceva servizio attraversando l'Italia senza fare servizio in Italia, quindi trasportava gli austriaci da Innsbruck a Lienz passando dall'Italia, però non faceva servizio per gli italiani. Dopo con il trattato di Schengen, quindi la liberalizzazione delle frontiere, allora questo ha iniziato a fare servizio anche in Italia ed è stato attivo fino al 2013, poi come servizio è stato sospeso. Qui c'è il locomotore dell'epoca anni 60, perché poi ho anche gli altri locomotori diesel successivi. Poi negli anni 80 cominciò l'elettrificazione di questo tratto di linea e cominciò poi anche i primi locomotori bitensione, quindi senza dover sostituire il locomotore si poteva andare dall'Austria attraverso l'Italia e poi di nuovo in Austria senza interruzione di servizi. Oggi siamo qui, naturalmente l'opera è in work progress, e tutte e quattro ci stiamo un pochino collaborando e cerchiamo ora, nell'arco di un paio d'anni, forse di portarla a termine. Senti, ci puoi svelare un segreto? Come le montagne, di cosa sono fatte? Allora, le montagne, la struttura è o polistirolo, fondamentalmente schiuma poliuretanica. Ci sono il pro e il contro per tutte e due. Il polistirolo si modella bene, ma meno della schiuma poliuretanica. La schiuma poliuretanica entra dove si vuole e si modella come si vuole, però va fatta asciugare molto bene, perché la schiuma poliuretanica per diversi mesi continua a muoversi. E poi sopra
diciamo, una stuccatura che è in parte gesso alabastrino mischiato con segatura per poter rallentare l'essiccazione se non viene in maniera troppo rapida, e poi manualmente proprio applicata Vinavil con la vinilica, appunto perché poi aderisca bene. Poi una volta che è asciugato si inizia con la pittura. Il passaggio del pennello è infinito perché uno fa un colore, poi ci non mi capire più così, mi piace questa sfumatura, mi piace quest'altra, quindi è un continuo, anche ora che sembra terminate le montagne, ma non è così, è un continuo di vedere, ecco lì mi ci piace questa spennellata di bianco, lì di marrone, e quindi... È un bellissimo effetto, sembrano vere. Sì, sinceramente siamo contenti anche noi da come ci sono venute, ecco. Sì, è un'idea nata così per caso, e avevamo questo tavolino da salotto in più, si voleva buttare perché era vecchio, e poi mi è venuta l'idea di fare un plastichetto, un plastico in scala Z, 1-220 della Märklin, è la scala più, diciamo, commercialmente la più piccola al mondo. Poi ci sono altre scale che giapponesi anche 1-440. Comunque, insomma, questa è stata la mia idea, e sono appassionato di treni fin da piccolo, scala K0, e niente, adesso sono pensionato ormai da 5 anni e mi dedicherò alle ferrovie in miniatura. Questo è il suo hobby allora? Sì, è il mio hobby. Uno, sono anche aeromodellista, ma ho passato tutto al figlio perché... Due cose assieme non si fanno, eh? No, non si riesce. Questo è un passatempo, questo è l'avanzatempo dopo lavoro, ci si trova dopo cena con questo ragazzo Raffaele. Sono già più di 5 anni che ora ci sto dietro, ci sto lavorando, ma siamo sempre lontani alla fine, non finisce mai, è una cosa lunga, è una passione che ci piace, però non ha fine, diciamo così, perché quando poi tu hai fatto, voglio fare un'altra modifica, e la fai e ci lavori. Hai riprodotto dei paesi specifici oppure è tutto fantasia? No, questo è tutto fantasia, questo è tutto fantasia. No, non c'è niente di reale, ecco, diciamo, è una cosa nata nata e poi finita lì, tutta in realtà non c'è niente di vero delle zone, è un paese di campagna e basta, non è niente altro.